Cognome Gran Bassi con la N. Hobby. Questa è una lista troppo lunga, però lo sport in genere, direi che posso menzionare anche il giornalismo tra i miei hobby. Elegante o casual? Casual. Viaggio ideale? Il mondo, dappertutto. Non fermarsi e vederlo il più possibile. Animale preferito? Il cane. Fredda o emotiva? Emotiva. Quante medaglie olimpiche hai vinto? 2. Quanti ori hai vinto? Olimpici 0, però mondiali ne ho vinti diversi e anche europei, campionati italiani, insomma non saprei, non li ho mai contati. Avversario preferito? Avversario preferito non ne ho, nel senso che anche quelli più scarsi per me sono montagne insormontabili, per cui purtroppo non ne ho. Pochi giorni fa sei tornata in pedana dopo quasi 2 anni di stop. Emozionata? Tantissimo, era una gara regionale, ma per me è stato come se fosse un'Olimpiade. Ora che hai ripreso a gareggiare, quali sono i tuoi prossimi obiettivi? L'obiettivo principale è sicuramente quello di stare bene una volta che sto in pedana. Ora sto ancora stringendo i denti, una volta che starò bene potrò pensare a quali saranno gli obiettivi in termini di risultati. Per ora per me l'importante è essere in pedana. Circa 2 anni fa hai subito un pesante intervento chirurgico. Di cosa si trattava? Anche qui è un po' lunga da raccontare. Diciamo che è stato un pesante intervento chirurgico ed è stato il 5° sullo stesso ginocchio, per cui ancora più pesante per questo. Ho subito il trapianto e l'autotrapianto di cartilagine, lo spostamento della rotula e il trapianto di menisco da cadavere. Senti che stai davvero tornando in forma o soprattutto la determinazione a farti andare avanti? Soprattutto la determinazione che mi aiuta ad avvicinarmi a uno stato di forma. Ancora non è sicuramente quella ideale, non saprei parlarne in termini di percentuale, non saprei dire qual è la percentuale, diciamo, del mio stato di forma in questo momento, però sento che posso arrivarci. Non manca poco però. Quanto hanno influito gli infortuni sulla tua carriera? Gli infortuni hanno influito tantissimo perché sono stati molto molto frequenti. Ho iniziato nel 2001, come dicevo prima, 5 interventi al ginocchio, poi ho rotto la caviglia destra, ero stata ferma un bel po' anche per quello, poi ho fatto un intervento anche alla mano destra, quella con cui impugno il fioretto, per cui purtroppo sono stati molto molto influenti nella mia carriera. Maggio cominciano i campionati italiani assoluti e stai lottando per esserci. Sei ottimista? Sono ottimista, devo essere ottimista, diciamo che sono ottimista in generale come persona e ovviamente il fatto che i campionati italiani siano nella mia città mi rende ancora più motivata e ho ancora più voglia di esserci. Ho affrontato la prima fase, quella regionale, tra pochi giorni affronterò quella nazionale e dovrò arrivare nelle prime 16 per poter essere a Trieste. Ovviamente è un grande obiettivo, è l'ultimo di quest'anno e poi passerò un'estate prima con un po' di vacanze e poi ancora con tanto duro lavoro per ritornare in pedana finalmente a buoni livelli all'inizio della stagione prossima. Pensi mai a Rio de Janeiro? E non solo per andare a ballare. A Rio non so se pensare è il termine giusto, più che altro la sogno ovviamente, però dopo quello che ho passato ci sono degli obiettivi più vicini, molto importanti e devo, insomma, prima voglio pensare a quelli e devo essere lucida su quegli obiettivi, vedere come va. È chiaro che essere a Rio sarebbe un grandissimo sogno, però dai, ce n'è ancora tanto di tempo. La scherma è un vanto per lo sport italiano. Pensi che continueremo ad essere competitivi? Ma penso di sì, ormai è una tradizione che dura da sempre, da lungo tempo, negli ultimi anni, anzi nell'ultimo ventennio forse, le donne soprattutto hanno reso questo sport grandissimo. Io credo che
stiamo continuando comunque sulla buona strada. Sicuramente il fatto di continuare ad essere ad alti livelli stimola ovviamente chi viene dopo, no? Per cui si è sempre incentivati a fare bene, a cercare di raggiungere i risultati dei più grandi. Insomma, spero che anche io in qualche modo di essere stata un po' un esempio per le più piccoline, così come lo sono state per me le grandi campionesse con le quali ho avuto la fortuna di incrociare le lame. Sì, io credo che rimarremo a grandi livelli. Gli stop forzati sono stati anche l'occasione per avvicinarti al mondo della TV. È il tuo futuro? Non so quale sarà il mio futuro perché sono la persona più indecisa sulla faccia della Terra. Infatti è un po' strano che io sia riuscita nella scherma perché lì devi decidere in pochissimo tempo, in una frazione di secondo, che cosa fare. E sinceramente, proprio come dicevo prima, il lato positivo delle cose, per quanto riguarda gli infortuni, il lato positivo è stato che in quei periodi ho potuto anche fare diverse esperienze, e soprattutto nel campo che mi piacerebbe diciamo vivere una volta appeso il fioretto al chiodo. Ovvero il giornalismo, la comunicazione, sono state esperienze super, super formative e può essere che facciano parte anche del mio futuro. Sicuramente occuparmi di sport anche in altri, diciamo, in altre vesti è una cosa che mi affascina. Ma allora sei più atleta o giornalista? Ti Molto più atleta per ora. abbiamo vista Super 8 su Rai Sport, sai che non sembravi nemmeno assonnata? Invece lo ero tantissimo, si vede che le truccatrici erano strabrave perché la sveglia alle 5:30 era molto, molto pesante, molto dura, poi comunque lo stress di una diretta, doversi preparare, e poi sapere che appena finito bisognava correre in palestra per la seduta mattutina e poi quella pomeridiana, insomma tornavo abbastanza tardi dalla palestra anche la sera, per cui è stato bellissimo ma molto, molto, molto faticoso. Nazionali d'Italia è un social magazine dedicato esclusivamente agli azzurri. Non si parla mai di club, ma solo di nazionali. Cosa pensi di questo progetto? È un bel progetto interessante, sicuramente originale e che ci unifica perché fondamentalmente lo sport è una di quelle occasioni in cui tutti quanti ci sentiamo uniti, no? Ci sentiamo tutti ancora più italiani e orgogliosi e fieri di esserlo. Per cui mi sembra proprio una buona idea, bravi. Tornerai a visitare il nostro sito? Hai un Chiaramente. messaggio per i lettori di nazionaliditalia.it? Seguiteci e continuate a farci il tifo, ovviamente per tutte le nazionali, in particolare ovviamente per quella di Scherma, che è la nazionale più medagliata d'Italia, e quindi insomma, forza azzurri sempre. Ciao Margherita, grazie. Ciao, grazie a voi.